Di Andrea Camilleri ho letto solamente un paio di romanzi. Uno di questi si chiama La forma dell'acqua, che peraltro è anche il titolo del film del regista messicano Del Toro, che probabilmente molti di voi avranno visto, e in cui si narra di una giovane ragazza che intraprende una relazione, per certi versi anche molto poetica, con uno strano essere che è a metà tra un uomo e un anfibio, e sul quale, proprio in virtù di questa sua particolare natura, vengono fatti diversi esperimenti, anche piuttosto crudeli. Benché abbia vinto l'Oscar, non ho particolarmente apprezzato il film, ma qui si entra ovviamente nell'ambito dei gusti personali. Ma ho molto amato il libro di Camilleri, che vi consiglio, perché è avvincente, leggero e ironico al punto giusto. Comunque sia, questo simpatico preambolo, come avrete ovviamente capito, mi è utile per introdurre il tema di oggi. In questa puntata, infatti, proveremo anche noi a dare forma all'acqua, e più precisamente alle acque di processo, che vengono utilizzate lungo le linee produttive ceramiche. Cercheremo di indagare le ragioni della loro indispensabile funzione, e al contempo di evidenziare le criticità di cui a volte possono essere responsabili. Io sono Davide Trentini e questo è Apparentemente Invisibili, la chimica in ceramica. Le acque di processo dunque svolgono all'interno delle attività produttive ceramiche un ruolo molto rilevante, essendo esse implicate in numerosi punti della linea produttiva e in alcuni casi in modo anche piuttosto massivo. Basti pensare a quanto avviene in linea di smalteria o anche solo in fase di macinazione di smalti e graniglie. Se dunque da un lato sono strettamente necessarie al corretto svolgimento di alcuni step produttivi, le acque di processo, dall'altro, possono contribuire, quando non rispettano i parametri richiesti, alla comparsa di alcune problematiche in grado di compromettere non solo il corretto svolgimento del processo, ma anche le caratteristiche estetiche del materiale ceramico. Ma da dove provengono le acque di processo? Come molti sanno, partiamo dal presupposto che la produzione ceramica è un sistema produttivo a ciclo chiuso, in cui le acque di processo provengono in larga misura dalle attività interne alla produzione. Stiamo parlando dunque di acque reflue, derivanti principalmente dal reparto di macinazione e dalle attività post-cottura, come ad esempio la rettifica o la levigatura. Questo mette in evidenza implicitamente che le aziende ceramiche, come del resto è noto, tendono oggi a riutilizzare le proprie acque, sia in un'ottica di contenimento dei costi, ma anche e soprattutto a seguito di una sempre maggiore attenzione verso tutti quegli aspetti che possono impattare negativamente sull'ambiente, una questione oggi più che mai rilevante. Unitamente a questa attività di recupero è allo stesso modo importante tenere in considerazione l'acqua che non proviene dal ciclo chiuso dell'azienda, ma che viene immessa all'interno dei cicli di produzione direttamente dall'esterno. A che tipo di acqua stiamo facendo riferimento? Stiamo sostanzialmente parlando di acqua di rete, che è importante sottolinearlo, è un'acqua controllata e stabile nel tempo, e acqua di pozzo o di falda, che invece, al contrario, necessita per ovvi motivi di evidenti controlli approfonditi e costanti. Aggiungiamo ora un nuovo tassello e proviamo a vedere che cosa contengono le acque di processo, cioè da che cosa sono costituite. Sono costituite da un mix di elementi estremamente eterogeneo e tra le diverse componenti contenute al loro interno ve ne sono alcune più di altre che possono essere alla base delle criticità che oggi stiamo provando ad indagare. Vediamo dunque di fare un breve elenco delle sostanze principali da taggare con una X rossa o un punto esclamativo, mettendole bene in evidenza come segnale di pericolo: residui di colla, residui di smalto, additivi chimici e residui di materie prime. Come agiscono queste componenti sulla fase applicativa? Cioè, in che modo possono interagire con i processi? La presenza di materiale organico contenuta in questi elementi, che sono appunto all'interno delle acque di processo, e la forte esposizione di quest'ultimo all'ambiente atmosferico fa sì che le acque possano arricchirsi nel tempo di colonie batteriche e microorganismi, portando a degradazioni piuttosto rapide.
La degradazione batterica porta a sua volta a un incremento consistente della conducibilità dell'acqua. E qui introduciamo un nuovo elemento, conducibilità dell'acqua, che in un'ottica di semplificazione potremmo definire come la capacità di un liquido di condurre corrente elettrica. Il valore della conducibilità è direttamente influenzato anche dal contenuto di ioni presenti all'interno dell'acqua e in linea generale è possibile dichiarare che maggiore è il numero di ioni o di carica ionica, maggiore sarà il grado di conducibilità dell'acqua. Un'acqua molto conducibile dunque può in qualche modo creare ulteriori difficoltà durante la fase applicativa poiché essa agisce, a solo titolo di esempio, sulla viscosità delle barbottine e degli smalti. Quindi riassumiamo: materiale organico, cibo per batteri, degradazione batterica, aumento della conducibilità dell'acqua, ulteriori complicazioni. In alcuni casi la conducibilità raggiunge valori talmente elevati da rendere necessario l'uso di maggiori quantitativi di acqua all'interno dei processi in modo da rientrare o ripristinare i giusti parametri per poi procedere assicurandosi una corretta applicazione. Va peraltro evidenziato che aumentare la quantità di acqua significa anche impattare sia sulla produttività che ovviamente sull'ambiente. In che modo? Innanzitutto, aumentando il contenuto di acqua per chilo si riduce, come ovvio, la percentuale di solido all'interno della sospensione. Questo cambio, chiamiamolo così, di equilibrio all'interno della sospensione, impatta sulla produttività nel senso che conduce in fase di atomizzazione ad una minore produzione di polvere atomizzata sul piano orario. Facciamo solo un brevissimo inciso per ricordare che quando parliamo di sospensioni, l'abbiamo già visto, ci riferiamo a miscele liquide che contengono al loro interno una parte solida finemente suddivisa che, come dice la parola, è in sospensione e quando non lo è un problema perché si è evidentemente verificato un fenomeno di sedimentazione. Ma questo è un altro tema e lo affronteremo in un'altra occasione. La minore produzione oraria di atomizzato, dicevamo, e la maggiore presenza di acqua implicano a loro volta una più importante spesa energetica che influisce direttamente sulla maggiore produzione di CO2. In sostanza, dovendo far evaporare maggiore quantità di acqua, si possono produrre maggiori emissioni. Abbiamo dunque visto come un'alta conducibilità dell'acqua possa dare origine a diversi tipi di problemi e abbiamo anche dichiarato che dal punto di vista chimico un'acqua ad alta conducibilità è riconducibile in larga misura ad una eccessiva presenza di ioni o ancora meglio di cationi multivalenti come il calcio ad esempio e il magnesio. Ciò detto, occorre aggiungere che il tema dell'alta conducibilità non riguarda solo l'acqua di processo ma anche e soprattutto l'acqua di falda che per sua natura, provenendo dal sottosuolo, è soggetta, specie nel nostro territorio pianeggiante, ad importanti variazioni sulla base della stagionalità. Nei mesi estivi, ad esempio, il prelievo massivo di acqua di falda da utilizzare all'interno dei processi produttivi ceramici, congiuntamente alle piogge che sono ovviamente meno frequenti, comporta un significativo abbassamento del livello dell'acqua all'interno della falda, con il conseguente aumento della concentrazione ionica e dunque con l'incremento della conducibilità elettrica. Non è infatti un caso che i problemi legati ai non corretti parametri di conducibilità emergono in maniera più consistente alla fine dei mesi estivi. Che cosa occorre dunque sapere e come dunque bisogna intervenire quando le acque presentano le criticità che abbiamo evidenziato? Per performare correttamente, le acque di processo dunque richiedono spesso alcuni trattamenti che possono variare da azienda ad azienda e che hanno lo scopo di conferire all'acqua i valori necessari al corretto svolgimento dei processi. La chiarificazione delle acque è certamente uno di questi trattamenti. Essa può essere descritta, a voler semplificare, come un particolare processo di filtrazione a cui vengono sottoposte le acque di scarico e che serve a rimuovere sostanze solide in sospensione, presenti nell'acqua in forma dispersa. Le principali sostanze solide a cui ci stiamo riferendo in campo ceramico le abbiamo citate poco fa, ma le ripetiamo. I residui di colla, i residui di smalto, gli additivi chimici, i residui di materie prime.
Non entriamo nel merito delle singole fasi che consentono di chiarificare le acque e ci limitiamo a dire che il processo si sviluppa mediante tre step principali. Un processo di flocculazione, diciamo volgarmente di coagulazione o agglomerazione delle parti solide, seguito da una fase di decantazione e chiusa da uno step finale di filtro-pressatura delle particelle sospese all'interno dell'acqua. A latere del processo di chiarificazione, ideale sarebbe procedere anche con uno studio approfondito del ciclo delle acque, in modo da intervenire con un processo di sanitizzazione o preservazione. Obiettivo dell'azione è evidentemente quello di abbattere microorganismi e batteri mediante l'uso di additivi preservanti o sanitizzanti appropriati. Un'acqua di macinazione, infatti, che contiene batteri potrebbe, ad esempio, comportare una proliferazione batterica all'interno della barbottina a macinazione terminata, proliferazione che peraltro potrebbe a sua volta peggiorare a causa del contenuto di organico delle barbottine di cui appunto i batteri stessi si nutrono. È inoltre sempre opportuno verificare i parametri di base dell'acqua e in particolare il suo pH, andando ad apportare eventuali correzioni preventive nel caso in cui si presentassero valori molto al di fuori degli standard. E di norma diciamo che il pH ideale delle acque si attesta intorno al 8,5/9. Un pH eccessivamente acido, ad esempio, potrebbe peggiorare la viscosità e lo scorrimento della barbottina, impattando negativamente sulla fase applicativa. Due ultimissimi accorgimenti utili a prevenire problematiche consistono nel valutare attentamente l'acqua proveniente dai depuratori, che pur avendo un aspetto apparentemente innocuo, chiare, fresche, dolce acque, le definirebbe Petrarca, possono essere invece tutt'altro che inoffensive, nascondendo diversi tipi di insidie, come ad esempio contenere quantità non trascurabili di flocculanti. E in secondo luogo, un altro accorgimento sarebbe quello di stoccare le acque di processo all'interno di vasche di grandi dimensioni, così da mediare al meglio le loro fluttuazioni. Con quest'ultimo suggerimento termina la tappa di oggi, con la quale abbiamo provato, come dicevamo all'inizio, di dare all'acqua una forma, dedicandole un intero episodio del nostro podcast. Augurandomi di aver offerto qualche nuovo spunto di riflessione, non mi resta che ringraziarvi per averci seguito, ricordandovi ancora una volta il nostro contatto email per ogni eventuale approfondimento. zsce-news@zimmer-schwarz.com. Ceramco.it ovviamente rimane ancora una volta la nostra personale ancora di salvezza, utile a recuperare più facilmente tutti i nostri contatti. Insieme ad Andrea Camilleri, Guillermo del Toro e all'acqua in tutte le sue forme, vi saluto. A presto.